Buongiorno, ben ritrovati alla Strategy del 19 maggio 2024. Oggi parleremo di un argomento che esula un po' dalla geopolitica, anche se comunque ha a che fare poi con quello che avverrà a livello geopolitico, con quello che sta avvenendo e con i grandi cambiamenti che porteranno poi all'era dell'acquario. Analizzeremo la simbologia che sta dietro a un pianeta molto importante. E vedremo per quale motivo che concerne questi cambiamenti di passaggio di era, la simbologia di Saturno, questo pianeta governatore dell'Acquario e del Capricorno, quindi non a caso governa proprio l'era dell'Acquario, e analizzeremo il suo culto, il culto di Saturno come divinità, secondo alcune religioni legate principalmente al paganesimo, e quindi ad alcuni culti proprio romani, prima che in Europa si instauri la Chiesa e il cristianesimo, e poi in seguito il cattolicesimo. E analizzeremo alcune simbologie dietro al culto di Saturno, come il cosiddetto cubo nero, vedremo di cosa si tratta, è l'età dell'oro, la credenza legata ad un'età, un tempo in cui governava Saturno, in cui Saturno regnava proprio sulla Terra, sugli umani e sul creato, un'era a quanto pare di pace, o comunque dove gli uomini erano elevati spiritualmente, non gli mancava niente, avevano un legame diretto con le divinità, dove si godeva dell'immortalità, dei piaceri terreni e spirituali, un'età dell'oro che stranamente sembra alquanto invitante dalle descrizioni, ma che era governata da Saturno. E vedremo appunto se questa età dell'oro era veramente governata da Saturno, e se è tutto oro, ecco, per dirla così, quello che luccica, quello che si elogia di questa età dell'oro, che fra l'altro nella New Age, in un certo senso, si sta aspettando. E appunto questo passaggio all'era dell'acquario, i cambiamenti verso i quali stiamo andando, alcuni li vedono come cambiamenti che porteranno comunque un'età più bella, l'età dell'oro, nonostante i tentativi delle elite per portare verso una sorta di oscurantismo che vada poi verso una società del controllo. È davvero così? Quando si parla di età dell'oro, di passaggio all'era dell'acquario, e si vede da una parte chi vuole un passaggio positivo che porti a un risveglio delle coscienze, un risveglio personale, un risveglio spirituale, e dall'altra parte chi invece vuole andare verso una società di controllo, quindi le elite che vogliono impostare questa nuova era come un'era di controllo. Ecco, siamo davvero sicuri di aver interpretato bene questi concetti? Beh, cioè, proveremo di approfondire oggi e cercare di trovare il bando della matassa. Quindi parleremo principalmente di Saturno e tutto quello che gira intorno alle energie e alla simbologia di Saturno, e per questo volevo iniziare da un esempio che viene da una produzione dell'Astro TG, che sarebbe proprio il bracciale del Capricorno. Iniziamo dal osservare come è fatto il braccialetto del Capricorno, per partire poi su alcune simbologie che ci sono anche nel braccialetto, e parlare poi di queste simbologie, come l'elite a livello mondiale cercano di portarle fuori, di tirare fuori queste stesse simbologie. Ecco, questo è il braccialetto del Capricorno. Come potete vedere, anche la sigla un po' oscura e inquietante. Ad alcuni è piaciuto molto il braccialetto del Capricorno, soprattutto agli uomini, perché magari è uno stile maschile, ma considerate che esiste poi per ogni braccialetto dell'Astro TG anche la versione femminile, un po' più aggraziata,
non comprende quelle parti metalliche e al posto di quelle parti metalliche ci sono decorazioni greche, oppure c'è la versione neutra senza parti metalliche. Quindi ecco, invito chi è interessato a questi braccialetti che sono molto belli ad acquistarli, ecco, se siete interessati, se volete in un certo senso incrementare l'energia del proprio segno. Oppure, se proprio non vi piace il braccialetto ispirato al vostro segno zodiacale, l'AstroTG produce anche braccialetti ispirati o creati su misura rispetto a quello che è il vostro tema natale. Anche se le simbologie legate al Capricorno di cui parleremo oggi sono oscure, sono ovviamente oscure per chi le interpreta, per chi le usa, le utilizza in un certo modo, e quindi le elite oscure che poi si rifanno proprio al culto di Saturno, al culto all'energia del Capricorno. Quindi ovviamente le elite usano questa energia in un certo modo. Noi che portiamo, che nasciamo magari con elementi Capricorno, non vuol dire che siamo facciamo parte delle elite oscure. Noi siamo tutto il nostro tema natale, ognuno ha una parte di Capricorno in sé. Chi è del segno del Capricorno, ovviamente c'è il Sole in Capricorno, e noi sappiamo che la prima cosa da seguire per riuscire a realizzarci su questo piano esistenziale è proprio il nostro Sole. Quindi, ovviamente, chi acquista il braccialetto del Capricorno, e ci sono anche le simbologie che andremo a vedere un po' oscure del Capricorno, e ecco, sono le elite che tendono a trasformare queste energie in energie negative e oscure, ma queste simbologie hanno anche un lato prettamente a livello personale, prettamente individuale, al quale possiamo attribuire noi quello che vogliamo, possiamo noi trasformare l'energia. Non è che ogni persona nata sotto il Capricorno ha un lato oscuro, o sotto lo Scorpione ha un lato oscuro. Sì, certamente attinge un certo tipo di energie, ma possono ovviamente essere utilizzate a livello personale per il bene. In una certa incarnazione, i nati con il Sole sotto il segno del Capricorno, hanno un certo bisogno di sperimentare la materia, ma non vuol dire che sono dei demoni, diciamo, che vogliono rimanere imprigionati nella materia e che non possono fare il bene. Anzi, il Capricorno spesso è uno dei, grazie al suo modo di isolarsi, le persone nate nel Capricorno hanno una grande capacità di elevarsi e di elevazione spirituale. Quindi, ecco, a livello individuale queste simbologie hanno tutto un altro senso. Quindi, ovviamente, chi è interessato a comprare il braccialetto del Capricorno, ad esempio, non si sta investendo di energie oscure, a parte che comunque può anche prendere la versione femminile, come ho detto, o la versione neutra, ma può utilizzare queste energie non ovviamente a scopi malefici, come fanno i potenti, ma semplicemente a scopi di affermazione di se stesso e di evoluzione verso il bene. Ecco, il Capricorno ha bisogno di sentirsi ancorato sulla materia per poter sviluppare al meglio il suo percorso di vita nella propria reincarnazione. E vediamo qui nel braccialetto del Capricorno, abbiamo ovviamente, possiamo vedere la testa, ecco, questa testa un po' ossuta del Capricorno che rimanda al caprone, alla capra. Che può sembrare un simbolo satanico, ma non è nient'altro che come è rappresentato il Capricorno, che poi vedremo che il Capricorno e Saturno sono legati alle energie oscure del padrone del mondo, in un certo senso. Quindi non dobbiamo negare la provenienza di alcune energie. Vediamo che qui abbiamo a fianco della capra, abbiamo anche quest'occhio, l'occhio onnisciente che rappresenta sempre Saturno. Immaginate le prime persone che esploravano il cielo con i primi cannocchiali, hanno visto Saturno e hanno immaginato un grande occhio che poteva stare lì a guardare il creato. Quindi ecco la simbologia dietro al braccialetto. Potete vedere il simbolo del Capricorno, ecco, poi seguito dall'ossidiana, questa piccola pietra ossidiana, fiocco di neve, a rappresentare natura Ying del segno del Capricorno, il granato, questa pietra rossa, ad indicare la modalità cardinale del Capricorno, come in tutti gli altri braccialetti, car disegni cardinali rappresentata dal rosso. Poi in seguito abbiamo il diaspro leopardo, questa pietra sul marroncino che rappresenta un po' la terra arida, ecco, questo elemento del Capricorno, di una terra arida, dura da lavorare, per questa diciamo arida perché siamo nell'inverno, e
questa pietra che poi grazie al lavoro di Saturno può essere poi resa di nuovo fertile con la fine dell'inverno e poi l'inizio della primavera, dove Saturno taglia le erbacce inutili ormai di una terra morta per poi ricreare, diciamo, la rinascita in seguito. E vediamo che il diaspro leopardo è collegato, secondo alcuni, all'equilibrio mentale, alla capacità e alla considerazione di noi stessi, quindi in un certo senso all'autostima, anche a una certa concretezza, ecco, per trovare un equilibrio. In seguito abbiamo quella pietra viola che è la caroite, pietra caroite che è definita una pietra di trasformazione, ecco, come appunto la trasformazione che porta Saturno nel passaggio poi dall'autunno all'inverno attraverso il Capricorno, che oltre ad essere una pietra di potere, nel regno psichico viene usata per promuovere una sorta di chiaroveggenza e poi col suo viola è legato proprio al colore del simbolo del segno del Capricorno. E in seguito, dopo potete vedere quest'altra pietra rotonda, un po' scura a fianco alla caroite, che è l'ematite nera che invece sempre sull'aumento della fiducia in se stessi ed è legata anche all'istinto di sopravvivenza, cosa tipica del Capricorno. Quindi, come potete vedere, questi bracciali hanno tutta una spiegazione dietro le pietre di cui sono composti. Poi, appunto, abbiamo visto la testa del caprone, abbiamo visto l'occhio. Poi veniamo a Saturno, questa pietra che è l'occhio di tigre, ovviamente circondato da queste altre pietre nere che rappresentano un po' l'universo con le loro stelle, pietre nere che sarebbero le pietre di astrofilite, che come lo dice il nome stesso, rappresentano un po', ecco, gli astri, l'universo, perché viste meglio al sole si vedono tante sfumature che rimandano all'oscurità dell'universo e diciamo le galassie che lo riempiono. Vedete Saturno circondato da un cerchio d'oro, che sarebbe il cerchio che circonda Saturno, però in questo caso dorato, per rimandare anche qui al concetto dell'età dell'oro di cui discuteremo oggi. Infine, vedete quest'altro elemento, sempre di ematite nera, però quadrato, è un cubo in pratica. Questo è un'altra della simbologia appunto di cui parleremo oggi, che è il cubo di Saturno, e vedremo cosa fanno dietro questa simbologia i potenti del mondo e quanto ci tengono a questa simbologia, oltre alla classica squadra e compasso o all'idea appunto dell'età dell'oro, vi è anche questa simbologia legata al cubo nero. E vedremo quanto ci tengono a questa simbologia e quanto la mettono avanti più di quanto possiamo immaginare. Oltre anche magari all'occhio, l'occhio degli Illuminati che vede tutto e tutti, l'occhio del Grande Fratello, bene, c'è anche questa simbologia del cubo. Prima di iniziare lanciamo la sigla, così avete il tempo di mettere like, di abbonarvi al canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanellina se volete essere aggiornati sull'uscita di un nuovo video e alla fine di condividere il video se vi sarà piaciuto. E rieccoci all'AstroTG per parlare di Saturno e la sua simbologia legata al cubo nero, all'occhio che vede tutto o all'età dell'oro. Abbiamo visto come nel braccialetto ci sono un po' di tutti questi elementi, ecco perché non sono braccialetti fatti a caso. Potete acquistarli e trovarli sul sito internet dell'AstroTG, trovate il link in descrizione, nei commenti. Allora, abbiamo sicuramente già sentito parlare tutti di Saturno, visto come l'occhio che vede tutto, insomma, con la simbologia della piramide, con l'occhio in cima adesso. Quindi ci sono anche su alcuni biglietti dei dollari americani. Penso che questo non è un qualcosa di,
di poco conosciuto. Vi è poi l'idea di Saturno, e poi vedremo con la religione pagana, con i Saturnali che venivano celebrati all'epoca della Roma antica, come poi Saturno si collega all'idea dell'età dell'oro. Vedremo poi alla fine che l'età dell'oro è descritta benissimo dalle ere Yugas, le ere indiane descritte come ere Yugas. E infine poi c'è quest'altra simbologia legata al cubo nero. Saturno, visto come un cubo nero, è il cubo nero che diventa un simbolo capace poi di identificare chi ancora tuttora fra le elite oscure seguono il culto di Saturno, diciamo senza che noi ce ne rendiamo conto, senza che se ne parli esplicitamente, perché appunto non fa parte, almeno in apparenza, di una religione. Ma vedremo che in realtà questo culto di Saturno e del cubo nero e dell'età dell'oro si insidia in realtà in alcune religioni. Ecco, facciamo una prima carrellata di questi cubi neri. Allora, possiamo vedere qui il primo cubo nero, che è proprio legato poi all'idea della religione, è questo cubo nero che non è nient'altro che non è proprio un cubo, è un rettangolo, un rettangolo tridimensionale, che è situato però nella sala ecumenica delle Nazioni Unite a New York. E vi è questa scultura a forma di cubo, ma poi vedremo che anche se non è proprio un cubo, il concetto è sempre quello, deve essere nero e a forma, diciamo, con sei facciate. Ecco, se proprio non è un cubo, deve essere questa scultura nera, rigida, con sei facciate, ma di solito poi vedremo negli altri esempi che si tratta spesso proprio di un cubo. Poi abbiamo questa società della Black Cube Creative Intelligence. Ora non mi ricordo di cosa si tratta, perché queste informazioni le ho preso da un canale YouTube che ha, diciamo, molto bene affrontato la questione, che è il canale di Jérémy Mercier, che ha invitato il detentore di un altro canale YouTube che si chiama Corona Circus, che sarebbe il circo del coronavirus in un certo senso, dove il detentore del canale è uno YouTuber che diciamo, ha aperto questo canale proprio per denunciare le ingiustizie o le falsità dietro al coronavirus, e poi ha sviluppato anche questa teoria, insomma, del complotto, che poi, insomma, non è che l'abbia proprio sviluppata lui, ha messo insieme tutti questi elementi che sono noti a molti. Vediamo che c'è anche, e quindi non ricordo ora tutte le referenze, vediamo che poi ovviamente c'è Blackstone e nient'altro che Black Rock, che è proprio un quadrato. Quindi la Black Rock, che diciamo ormai governa il mondo in un certo senso, bene, il loro simbolo è proprio la scritta bianca Black Rock su un quadrato, nella versione bidimensionale di quello che è il cubo. In seguito, nelle Torri Gemelle, al posto delle Torri Gemelle, sono state create queste effigi, diciamo, in memoria delle Torri Gemelle, che sono appunto dei cubi neri rovesciati in un certo senso. E a grande sorpresa è un cubo nero anche il computer quantico, probabilmente il primo computer quantico che ha questa forma quadrata nera. Vediamo che anche il simbolo delle operazioni militari, se vogliamo, in un certo senso per promuovere gli sbracciamenti durante il periodo Covid, era questo sfondo nero con al centro un cubo e poi il simbolo del virus. In campo poi più prettamente artistico, vi sono un po' in giro per tutto il mondo dei cubi neri. La particolarità di questi cubi è che li rappresentano tutti su un angolo, posati su un angolo. Vedete questi due? Questo mi sa che a Londra, se non sbaglio, pure a New York, un altro in Canada o in Svezia, non ricordo. La persona che li ha presentati ha indicato le varie locazioni. Ecco, questo qui al centro invece diceva che è un cubo che si trova, non è reale perché si trova nel film Hunger Game, neanche nella filmografia appaiono cubi.
E vedete che sono tutti molto, qui non c'è dubbio, sono proprio cubi nel campo artistico della scultura che vengono costruiti così nelle città, indipendentemente dal fatto che i loro creatori sappiano o no di cosa si riferisce, però rimandano al culto di Saturno. E poi spiegheremo perché il cubo si lega, diciamo, a Saturno e al suo culto, ovviamente. Ecco, secondo l'autore anche lo stesso cellulare, i cellulari che portiamo in mano neri, hanno una forma a sei facciate nera in un certo senso, oppure questa rappresentazione cinematografica di 2001 Odissea nello spazio, dove c'era questo obelisco in un certo senso che nero che portava all'evoluzione dell'uomo. L'evoluzione dell'uomo grazie alla conoscenza, perché poi ovviamente vedremo che il cubo è legato alla conoscenza, però alla conoscenza prettamente terrena, ecco, di quello che c'è da conoscere dal punto di vista dell'osservatore terreno, ecco, che esula da tutto quello che poi è l'evoluzione spirituale e la conoscenza spirituale. Fuori dalle leggi, se vogliamo, della fisica e quindi della scienza e tutto quello che è legato all'osservazione materiale. Un'altra cosa che ha fatto osservare l'autore di questo video, da cui prendo queste informazioni, è che quasi a livello di una sorta di rituale di massa, quando c'è stata l'uccisione di George Floyd, a causa del poliziotto, insomma, che lo ha steso a terra mettendogli sopra la testa e il ginocchio, in seguito si è fatto in tutti gli Stati Uniti un invito ad inginocchiarsi in segno di rispetto, in segno di lutto, e garantire, insomma, un minuto di silenzio. Durante questo minuto le persone si sono inginocchiate e poi sono state invitate a pubblicare sui loro social un quadrato nero, ecco, come segno di lutto, però doveva essere proprio un quadrato nero. E vediamo altri esempi, fra cui, ecco, non conosco ognuno di questi esempi, però abbiamo qui anche la Trump Towers di Donald Trump, e questo qui forse lo vedremo dopo, però non so se si tratta del cubo che si trova alla Mecca, non vorrei sbagliare, però lo vedremo dopo. Vedremo che anche alla Mecca vi è un cubo nero. Ecco, questa è una scultura che dovrebbe essere una testa però quadrata che si trova a Nizza. Ecco, diciamo che comunque si tratta di simboli legati al culto di Saturno, massonici ovviamente, ed ecco perché qui possiamo vedere nel simbolo per eccellenza massonico, oltre che l'occhio onnisciente che è sempre legato a Saturno, vi è anche la squadra e il compasso, dove questo angolo formato dalla squadra rappresenta la conoscenza, appunto, quadrata, la conoscenza delle cose terrene che ci tiene legati ad un certo tipo di evolutivo basso, legato alla sapienza e alla conoscenza, però esattamente delle cose terrene, a differenza del compasso, che invece è una sapienza trascendentale. Già il compasso, se vogliamo, ecco, così si erige, crea un angolo che però si erige verso l'alto, però il compasso sappiamo che è quello strumento che ci permette di fare il cerchio, che nella simbologia ha tutt'altro una lettura completamente diversa da quella che invece è il quadrato. Ci fa notare, ecco, l'autore anche come chi appunto si impregna di conoscenza all'università negli Stati Uniti, appunto si mette questo cappello che sopra contiene un quadrato, quindi ecco, la conoscenza prettamente legata alle cose materiali, alla conoscenza in un certo senso di questo mondo. Ci fa notare che anche i poliziotti a Londra, se non sbaglio, hanno questa successione sulla testa di quadrati neri. E vediamo infine il cubo che a quanto pare si trova in ambito ebraico, non so se è la Mecca o comunque a quanto pare c'è questo cubo e intorno girano i vari religiosi, un po' come ad indicare i cerchi di Saturno intorno al cubo. Vedete che poi la simbologia, più andremo avanti, più capiremo come diciamo veramente questa simbologia del cubo anche fisicamente si lega a Saturno.
perché praticamente un altro simbolo del cubo, oltre al cubo, al rettangolo, se vogliamo, l'obelisco rettangolare, vi è anche l'esagono, perché se vedete questi cubi messi così sull'angolo, se visti dall'alto, proiettano, cioè la proiezione del cubo visto dal suo punto angolare, cioè dall'angolo, è un esagono. Se immaginiamo di vedere il cubo dall'alto, viene a crearsi un esagono, o se immaginiamo una luce posta dall'alto verso questo cubo, la proiezione della sua ombra è un esagono. E praticamente vi è una notizia dove alcune, non si sa se è vera, però ufficialmente è considerata vera, perché la potete trovare online. Si dice che appunto alcune sonde sono riuscite a fotografare il polo di Saturno e su Saturno si trova proprio un esagono. Ecco, vedete, questo è l'esagono con al centro un punto nero, ed effettivamente se noi colleghiamo i punti, ecco, possiamo vedere che tridimensionalmente viene a crearsi un cubo. Ecco, questa qui di Saturno è proprio una coincidenza proprio fisica, del Saturno fisico, che in un certo senso è legato al cubo, però poi l'autore di questa ricerca ci porta anche a ritrovare il culto del cubo nero, che effettivamente è legato a Saturno, in questo libro che si chiama appunto Il culto del cubo nero. Però questo è un libro non antico, e quindi può essere anche una creazione da parte delle nuove discipline che provengono un po' dal gnosticismo oppure dalla teosofia. Quindi l'autore, per essere più sicuro che Saturno si lega effettivamente al cubo e che quindi tutti coloro che pongono l'attenzione attraverso queste culture, sculture intorno al mondo del cubo nero, per essere sicuri che si stiano riferendo al culto di Saturno, bene, l'autore ci consiglia anche la lettura di questo The Illustrated Picatrix, che praticamente è un libro dove si trovano riferimenti al cristianesimo e al culto di Saturno, che è legato alla simbologia del cubo nero. Quindi, e questo qui invece è un libro molto antico, un libro medievale in pratica. Allora, premetto che c'è veramente molto da dire su questo argomento, quindi non so se riusciremo a concludere tutto nella puntata di oggi, altrimenti divideremo in due o più puntate. Ecco, l'autore, per togliere alcun dubbio, per togliere qualsiasi dubbio, è andato a vedere anche in culture antiche, però di altre religioni, o di altri culti, come quella indiana, dove la divinità Shani, a quanto pare, è la divinità legata a Saturno. Ecco, e anche questa viene spesso rappresentata su un cubo, o la simbologia che la rappresenta è proprio un cubo o un obelisco, sempre di colore nero, ovviamente. Ora, questo cubo nero rappresenta Saturno, visti tutti gli indizi che abbiamo trovato. E cosa rappresenta di Saturno? Bene, rappresenta, sì, da una parte la simbologia legata alla conoscenza, la conoscenza prettamente terrena, materiale, mentale, ecco, che non trascende la materia e non va verso lo spirituale. Rappresenta però allo stesso tempo la prigione in cui Saturno è stato esiliato una volta che è stato sconfitto da Giove, insieme ai suoi fratelli, Nettuno e Plutone. Ecco, una volta la vittoria su questo primo figlio di Urano, del dio primordiale, dopo la vittoria, appunto, Saturno è stato confinato in questo cubo. E il cubo dal cui lui è confinato e non può uscire, a quale Zeus in un certo senso l'ha condannato. E non solo è la prigione di Saturno, ma è anche il luogo dal quale
man mano che lui riesce a riacquisire potere e magari a tornare per una nuova età dell'oro, grazie al culto che i potenti gli attribuiscono, magari Saturno potrà tornare. E cosa ricorda questa storia di Saturno che viene sconfitto da Zeus e imprigionato, se non il racconto biblico dove Yahweh imprigiona Satana nelle basse sfere del mondo a regnare unicamente sulla materia e sul mondo? Ovviamente Saturno ha la stessa radice di Satana, così come Yahweh, l'abbiamo detto in altri video, ha la stessa radice di Zeus, perché Zeus greco in romano diventa Giove, e Giove in un certo senso diventa Yahweh. Basti pensare al culto dei testimoni di Geova, Giove, ecco, e Geova sarebbe Yahweh. Quindi si può fare un passaggio benissimo da Zeus, Giove, Geova, Yahweh. Poi Yahweh Geova, perché ovviamente Geova è l'ultimissima delle religioni cristiane rispetto appunto a Yahweh, che addirittura è il dio dell'Antico Testamento, è diciamo considerato ancora l'unico dio del Vecchio Testamento al quale si appoggia principalmente la religione ebraica. Ora, se Saturno governa il mondo, cioè oltre ad essere imprigionato in questo cubo, governa il mondo a partire da questo cubo, si può immaginare che quanto più questo culto del cubo, del simbolismo di Saturno, prende piede, tanto più Saturno acquisisce potenza e da passare da prigioniero del cubo può diventare regnante sul cubo. E infatti il diavolo regna attraverso questo cubo, lo si può vedere, ecco, nella rappresentazione dei tarocchi, ecco, questo è un esempio dove lui sta su questa specie di cubo nero o obelisco nero, ecco, ovviamente se lui regna da questo cubo, allo stesso tempo regna sulla creazione, regna sull'uomo, perché vediamo che appunto l'uomo diventa di conseguenza prigioniero di questo cubo, di questo stesso cubo, da cui invece Satana comincia a regnare, dove appunto a un certo punto lui si libera, non è più schiavo di questo cubo, prigioniero di questo cubo, ma regna da questo cubo, e a questo cubo si legano, si legano i figli, quelli che erano figli di Dio e che poi diventano suoi schiavi in un certo senso. Lo vedete in molti tarocchi, c'è comunque questa figura cubica su cui si trova il diavolo, su alcuni è una sfera, che può rappresentare magari non più il cubo, ma la sfera intesa come il mondo, colui che regna sul mondo. Ecco, lo potete vedere qui, lo potete vedere anche in quest'altro tarocco, c'è sempre una forma cubica, lo stesso qui. Ecco, poi ce ne sono altri, come ho detto, che invece rappresentano, il diavolo è rappresentato su una sfera. Ecco, nella carta dei tarocchi, ovviamente, è proprio Saturno, cioè questa carta è legata proprio a Saturno. Ecco, ci torneremo dopo, però possiamo già dire che appunto Saturno o Satana si libera da questo cubo, da questo cubo immaginario nel quale è imprigionato, in seguito può regnare su di noi, sulla creazione. E il fatto che, diciamo, questo, abbiamo detto prima, il computer quantico somiglia a un cubo, e magari da questo computer quantico che si potrà ottenere la super intelligenza artificiale, ci viene da pensare che probabilmente, simbolicamente, proprio questo cubo legato all'intelligenza massima del computer quantico e magari all'intelligenza artificiale che si potrà sprigionare da esso, può essere proprio un simbolo o un'evidenza che l'intelligenza artificiale, come prodotto di questo cubo, quasi come figlia di questo cubo, possa uscire fuori sotto forma di intelligenza artificiale che interagisce con noi, quindi che interagisce col creato, che interagisce con noi attraverso magari i robot, che può essere una sua creazione. Il Satana, come lo definisce anche Leo Zagami, il Satana cibernetico, può essere effettivamente l'entità che si sprigiona da questi supercomputer e che è effettivamente nient'altro che quell'entità puramente terrena e mentale che governa il mondo e che finalmente si manifesta per governare noi e per renderci schiavi. In un primo tempo per esaudire al massimo i nostri desideri più terreni, per poi prendere il predominio sul mondo.
Ecco, quindi tutto questo è legato al culto di Saturno. Il culto di Saturno è un culto pagano, si espletava attraverso i Saturnali, ad esempio in epoca romana, e si tratta praticamente, ecco, i Saturnali erano un ciclo di festività della religione romana dedicata all'insediamento nel tempio del dio Saturno e della mitica età dell'oro. In epoca imperiale si svolgevano fra il 17 e il 23 dicembre, periodo fissato da Domiziano. Ecco, i Saturnali avevano inizio con grandi banchetti e sacrifici. I partecipanti usavano scambiarsi l'augurio di Saturnalia, accompagnato da piccoli doni simbolici detti le strenne. Durante questi festeggiamenti era sovvertito l'ordine sociale in modo di creare un mondo alla rovescia. Gli schiavi potevano considerarsi temporaneamente degli uomini liberi e potevano comportarsi di conseguenza. Veniva eletto tramite estrazione a sorte un principe, un princeps, una sorta di caricatura della classe nobile a cui veniva assegnato ogni potere. Questo perché appunto festeggiando Saturno si celebrava in un certo senso questa età antica, età passata, età che noi non abbiamo conosciuto neanche a livello storico, non abbiamo rimembranza di questa età, potrebbe essere benissimo un'invenzione, ma poi vedremo che astrologicamente in realtà è molto probabile che ci sia stata questa età dell'oro, ma vedremo se è corretto chiamarla età dell'oro o se è corretto attribuirla a Saturno secondo l'astrologia. E l'età dell'oro era un tempo mitico, ecco già. Wikipedia lo esprime in questo modo, un tempo mitico di prosperità e abbondanza, ricorrente in varie tradizioni antiche come quella greca, corrispondente, per quanto riguarda l'induismo, all'era, del Satya Yuga, quindi l'era dell'oro per l'induismo, per le ere Yugas, che sono appunto le ere legate a questi elementi, era dell'oro, era del bronzo, era dell'argento ed era di ferro, dalla quale siamo da poco usciti in realtà. Quindi nell'induismo, che è quello, come vedremo in seguito, che ci dà più elementi su queste ere, in particolare sull'era dell'oro, questa era dell'oro si chiama Satya Yuga. E come dicevo, molti diciamo che seguono la New Age o che seguono l'agnosticismo o altre discipline come la teosofia, diciamo sono contenti perché entriamo nell'era dell'oro e immagino questa era dell'oro un'era di risveglio spirituale, anche perché in questa era dell'oro gli uomini vivevano con gli dèi e quindi sì, è un qualcosa che ci fa pensare a qualcosa di equilibrato, di giusto, un vivere nell'abbondanza, ma come possiamo immaginare, l'abbondanza non ha tanto a che fare con Dio Saturno. Ecco perché cercheremo di spiegare meglio se veramente l'era di Saturno, l'era d'oro, è legata a Saturno e se in particolare è legata all'ingresso nell'era dell'Acquario, che è governato da Saturno e da Urano, anticamente da Saturno e anche da Urano, e poi l'era, i 2000 anni d'era del Capricorno, governati 100% da Saturno. Quindi l'era di Saturno, il ritorno di Saturno è veramente l'era dell'oro, perché chi non vorrebbe quest'era dove l'uomo è elevato al suo massimo potenziale di spiritualità, perché appunto l'era dell'oro si contrappone ai tempi bui dell'era del ferro che abbiamo vissuto nei 2000 anni dall'avvento di Cristo e anche i 2000 anni prima dell'avvento di Cristo durante il periodo romano. Quella erano i 4000 anni di età più bassa a livello spirituale che è l'era del ferro. Poi nel 1700, vedremo dallo schema, entriamo già a partire dal 1700 nell'era del bronzo, quindi siamo tuttora nell'era del bronzo e prima di arrivare dell'oro c'è ancora l'era dell'argento che si sviluppa poi più o meno nei 2000 anni dell'era dell'Acquario, nei 2000 anni dell'era del Capricorno. Quindi è veramente l'era dell'oro è veramente l'era di Saturno. Vedremo che la risposta è un po' mista, ecco, non è un sì netto, ma neanche un no. Anche perché Saturno rappresenterebbe il piombo contrapposizione all'oro. Quindi è veramente Saturno che è capace di trasformare
il piombo in oro, conoscendo il fatto che invece astrologicamente l'oro si lega all'oppositore di Saturno, quindi al Sole e quindi al segno del Leone. Saturno governa l'Acquario e il Capricorno, dove l'Acquario si oppone al Leone, quindi che è governato dal Sole, e Saturno, il Capricorno, si oppone al Cancro, governato dalla Luna. Quindi Saturno governa entrambi i segni dell'Acquario e del Capricorno, che sono entrambi i segni che si oppongono ai segni dei luminari, quindi al Leone e al Cancro, governati dal Sole e dalla Luna. Quindi Saturno è come un oppositore unico dei segni governati dai luminari Sole e Luna. Quindi abbiamo parlato dei Saturnali come massima espressione pagana del culto di Saturno, che però era di epoca romana. Poi sappiamo che l'impero romano è caduto, è nata la Chiesa si basa sul cristianesimo, quindi poi la Chiesa cattolica che è venuta a crearsi in seguito alla caduta o durante la caduta dell'impero romano è basata sul cristianesimo, quindi non dovrebbe più avere a che fare niente, più niente a che fare con l'ebraismo. Ecco, l'ebraismo anch'esso in un certo senso è legato per vie traverse al culto di Saturno, in un certo senso. Allora, se già a livello dei padroni del mondo, se molti di questi padroni del mondo che seguono il culto di Saturno oggi, attraverso il culto di questo cubo, sono per la maggior parte di origine ebraica, si può pensare che già da qui, che magari la cultura ebraica è un po' legata anche al culto di Saturno. Lo stesso per gli ebrei, ecco, il giorno di festa, il giorno festivo, in un certo senso, il giorno dedicato al riposo e al culto e alla preghiera è il sabato, quindi il sesto giorno, il giorno di Saturno, legato alla simbologia del 6, come appunto le sei facciate del cubo. Per i cristiani e per i cattolici già è diverso perché la festività è quella più solare legata alla domenica. Ovviamente col tempo, quella che in principio era la religione cristiana, che poi si è diramata nel cattolicesimo, ma anche nell'ortodossia o nel protestantesimo, oppure gli stessi testimoni di Geova o i mormoni, insomma, tutte queste correnti cristiane nascono dal cristianesimo. Però il cattolicesimo si è molto, a differenza delle altre, si è molto istituzionalizzato fino a creare appunto la Chiesa e quindi questa importante struttura gerarchica. Allora, sappiamo che poi in Occidente, ok, c'è sempre il culto della domenica, quindi il giorno del sole, quindi dedicato a un'entità più solare, quindi non più saturnina, come vi ho detto appunto. Per eccellenza a Saturno si oppone il Sole, si oppongono quindi con il Sole tutte le divinità solari. Ecco, si può dire che in qualche modo il cattolicesimo, quindi questa parte di cristianità, è stata in un certo senso impregnata poi dall'ebraismo e poi probabilmente anche in parte dal culto di Saturno. È vero che non abbiamo introdotto il sabato. Diciamo, il giorno del Signore resta la domenica, però poi a livello festività più pagane, giustamente, ci abbiamo aggiunto il sabato. Quindi il sabato, ora il weekend è formato, i giorni di non lavoro sono due, sono sabato e domenica. Quindi in un certo senso il sabato è stato reintegrato. Ecco, questo è un piccolo esempio, ma che non ci sia ben altro, oltre che a questo, l'introduzione del sabato, ben altro nel cattolicesimo che preveda un'introduzione di questo culto di Saturno. Bene, sempre per l'autore, che stavamo analizzando prima, che ha messo insieme tutte queste informazioni che ci hanno aiutato oggi a fare il video, ecco, ripeto, questo autore, ecco, non è uno scrittore, ha semplicemente creato un canale YouTube che si chiama Corona Circus. È diciamo, uno youtuber francese che critica il corona e che si sta addentrando, insomma, anche in questo lato oscuro del mondo della spiritualità e ci ha messo insieme tutte queste informazioni che sto esponendo oggi.
Ecco, quindi lui, lo stesso autore, diceva che le stesse tuniche nere che hanno i sacerdoti, i preti, sono lì non a caso, ma sempre per il culto saturnino, perché il nero è legato principalmente a Saturno. E quindi che non sia questo una sorta di introduzione di elementi, se non pagani, più che altro ebraici, di un ebraismo che probabilmente è legato anche al culto di Saturno. C'è chi va oltre poi con l'agnosticismo a pensare che appunto Saturno, e proprio su questo non sono d'accordo, sia proprio Satana, ma di conseguenza il dio del Vecchio Testamento, quindi il Demiurgo. Quindi l'agnosticismo in realtà denuncia l'Antico Testamento, ma denuncia di conseguenza quelle religioni che ancora si legano molto all'Antico Testamento. Considerando che se un Dio così cattivo come quello dell'Antico Testamento è capace di sacrifici, è un Dio despota e quant'altro, possa essere il Dio Saturno, ma già questo non coincide, già con l'idea che Saturno, sia poi il Dio dell'età dell'oro e che possa essere allo stesso tempo un Dio, diciamo, punitore, un Dio vendicativo. In realtà per me, si tratta di ben altra cosa, anche perché i sacrifici che venivano previsti, ecco, anche durante i Saturnali, ma anche durante l'età dell'oro, erano previsti sacrifici per gli dei, probabilmente attraverso il dio dell'Antico Testamento, che era comunque un dio solare, e quindi non evita, diciamo, non va contro l'idea di un dio despota, un dio vendicativo, un dio geloso, ha in un certo senso con Abramo messo fine al sacrificio umano, sostituendolo con i sacrifici animali, che poi il Dio ebraico del Vecchio Testamento ha fatto tante guerre, ha fatto tanti genocidi, ma siamo in un'altra ottica. Comunque si tratta di divinità solari. Anche Giove, che ha ucciso Saturno, è una divinità solare, ma che non per questo non faceva guerre, non per questo sacrificava in modo diverso la vita umana. Il punto è per cosa ci sacrifichiamo, per cosa sacrifichiamo. La cosa migliore sarebbe elevarci fino a non dover più sacrificare vite, ma un conto è sacrificarla per una di sacrificarci o sacrificare vite per una divinità oscura, e un conto è farlo per una divinità solare, perché gli effetti fi finali sono diversi. Quindi, tornando al punto, al focus sul punto della situazione, del discorso, si può pensare che questo rito, che inizialmente era pagano, ma che poi probabilmente è anche ebraico, è stato probabilmente introdotto, visto che appunto l'ebraismo segue il culto del sabato, lo Shabbat, quindi la giornata dedicata al culto nel giorno di Saturno. Quindi, ecco, indipendentemente se l'ebraismo è diciamo una religione principalmente saturnina, secondo me non lo è, può essere però che il miscuglio fra ebraismo e epoca romana in cui vi era il culto di Saturno, bene, la cosa si è condensata e in un certo senso chi sono i padroni del mondo oggi, e spesso sono di origine ebraica, introducono nel mondo e nelle religioni, probabilmente nella stessa religione ebraica e poi anche nel cristianesimo, ma nel cristianesimo cattolico, quindi nella Chiesa, introducano le simbologie di un culto saturnino. Abbiamo già detto che i Saturnali erano fatti nel periodo di dicembre fino al 20, dal 17 al 23 dicembre, dove poi nel 20, il 24 e 25 si entra in quello che oggi chiamiamo Natale, quindi nel solstizio d'autunno, dove il sole è al suo minimo potenziale, e le tenebre sono al loro massimo. E si entra appunto nel 25 dicembre, nel mese di Saturno. Il sole entra nel Capricorno. Quindi già il fatto che si sia attribuito al Natale, quindi alla nascita di Gesù, che nessuno ha mai detto che sia nato a dicembre, si sia attribuito il periodo saturnale, ci fa pensare che questa è un'intrusione del paganesimo saturnino nella religione cristiana, ma non in tutte le religioni cristiane, ma in quella cattolica. E l'autore ci fa vedere appunto come la croce cristiana non è altro che un cubo dispiegato. Allora uno può pensare, allora è proprio il cristianesimo
un culto legato a Saturno e non è invece un culto solare. Beh, questo non è vero perché, come ci dice sempre l'autore, se andiamo a vedere la croce, ad esempio, ortodossa, ecco, è tutta un'altra storia con il Cristo al centro e poi la croce che rappresenta i quattro punti cardinali. Ecco, questa è una croce più abbellita, però la croce più simbolica è questa qui. Vedete che già ha molti più elementi e la grandezza e le proporzioni si distaccano completamente dalla croce cristiana latina, che invece è un cubo dispiegato. Quindi, tenendo conto di queste informazioni, può essere che il cristianesimo cattolico, il cattolicesimo, quindi con tutta la Chiesa cristiana e la sua struttura piramidale, non sia altro che non sia altro che in qualche modo impregnata dall'ebraismo, il quale a sua volta è impregnato dal culto pagano di Saturno. Può essere, visto che appunto, ecco, ci saranno sicuramente tante altre cose che potrebbero farcelo pensare, però ecco, già l'idea del sabato come giornata dedicata al culto, giornata dedicata alla preghiera e al riposo, sia per gli ebrei il sabato, mentre per i cristiani di qualsiasi altro tipo, fra cui anche i cattolici, sia la domenica, però ecco, i cattolici hanno poi nell'Occidente introdotto anche il sabato come giorno di riposo. Ecco, questo non c'entra niente, però ad esempio per i musulmani invece il venerdì, quindi molto particolare vedere come le tre religioni monoteiste nate più o meno dallo stesso culto, dallo stesso Dio che viene in un certo senso da quel Dio del Vecchio Testamento, abbiano scelto tutte e tre giorni diversi da dedicare, insomma, giorni da dedicare alla preghiera al Signore, e rispettivamente venerdì per i musulmani, il sabato per gli ebrei e la domenica per i cristiani. Ecco, come ho detto, i cristiani hanno introdotto poi anche il sabato, i cattolici hanno introdotto anche il sabato. Però gli ortodossi sembrano, anche loro, ovviamente per loro è la domenica il culto principale, però sembrano molto distaccati, ecco, da questa influenza ebraico-pagana, probabilmente legata appunto alle simbologie di Saturno. La Russia è considerata la terza Roma, non la Russia ma Mosca, ecco, perché c'è la prima Roma, che è quella dell'Impero romano, basata a Roma. Poi c'è stata la seconda Roma, che ha avuto, insomma, luogo in Turchia, ad Istanbul, e poi la terza Roma, che invece vede come sede Mosca. È quasi un passaggio, come se la Roma antica si è spostata per sfuggire a qualcosa. Ecco, potete cercare su internet, magari per fare approfondimenti su questa questione delle tre Rome, ma le motivazioni di questo spostamento sono principalmente religiose. Può essere che si tratti quasi di una fuga da una Roma antica che voleva, diciamo, espandere il proprio potere o la propria egemonia sul mondo, una Roma che poi ha subito le influenze del cristianesimo, del primo cristianesimo, e poi magari un cristianesimo che col tempo è diventato un culto legato a Saturno, un culto saturnino e un culto legato anche all'ebraismo. E questa fuoriuscita di Roma, questo spostamento di Roma, ha portato poi, diciamo, la cultura romana, magari più solare e non impregnata di culto di Saturno, l'ha portata poi fino a Mosca. E ora sappiamo che Mosca, lo stesso Putin, fra le rivendicazioni che fa sul nuovo ordine mondiale, contro il nuovo ordine mondiale, ecco, ci sono rivendicazioni proprio sulla cultura cristiana. Ecco, l'ortodossia può essere magari una cultura cristiana antica basata su quella che è la terza Roma, che era quella Roma che ha dato poi origine al cristianesimo e non è rimasta poi non pregna dall'ebraismo.
dall'ebraismo, che poi ha portato il culto pagano con cui si è mischiato con la stessa Roma, quindi ebraismo e paganesimo, che poi non hanno riconosciuto Cristo, non hanno riconosciuto Gesù, e che hanno poi creato questo Occidente come lo conosciamo oggi, con a capo un capo religioso quale il Papa, che gestisce la Chiesa Cattolica. Però questa Chiesa Cattolica è ormai pregna di culto pagano, saturnino, o anche di culto ebraico. Ed ecco che quindi possiamo avere da una parte un cattolicesimo ormai pregno, ecco, di questo culto saturnino ed ebraico, con questa croce che ci fa pensare al cubo spiegato, e quindi a un culto saturnino oscuro, contro un culto rimasto ancora solare, come quel culto solare che doveva essere in principio il culto, del cristianesimo. Possiamo avere quindi forse questa contrapposizione fra due concezioni del cristianesimo: uno più progressista, che va verso poi incontro di queste nuove discipline legate alla New Age, alla teosofia e probabilmente anche al culto di Saturno, e dall'altra parte le società, molte facenti parte dei BRICS, più tradizionaliste, fra cui c'è poi la Russia, che è proprio di origine ortodossa, quindi cristiana, che mantiene ancora i valori antichi. E qui capiamo anche la scissione che c'è all'interno della Chiesa, dove ad esempio Don Minutella o Viganò sono tutti personaggi di Chiesa, per cui Monsignor Viganò, che era un cardinale, se non sbaglio, che si è distaccato dalla religione cristiana e fa in un certo senso guerra al cattolicesimo di Papa Bergoglio. E queste persone si rifanno invece a principi più simili al cristianesimo ortodosso della Russia. Non che questi qui si vogliano convertire all'ortodossia, ma semplicemente cercano appoggio lì dove il cristianesimo è ancora vivo, in quelle nazioni dove il cristianesimo è ancora vivo. Non si tratta di convertirsi all'ortodossia, ma di abbracciare e cercare aiuto in quelle parti del mondo dove il cristianesimo è ancora vivo e non pregno di queste, diciamo, abominazioni un po' oscure legate al paganesimo e al culto di Saturno. Di conseguenza possiamo dire che sì, sta nascendo una divisione netta all'interno della Chiesa, ma sotto questa luce che sto cercando di portare oggi, possiamo magari più facilmente capire dov'è il giusto, dov'è il bene, da che parte stare se vogliamo rimanere appunto in Cristo in questo periodo di grandi cambiamenti. Quindi abbiamo fatto una grande digressione su Saturno, sul culto di Saturno, i Saturnali e il cubo. Abbiamo però non ancora affrontato la parte legata al culto di Saturno, che lo lega poi all'età dell'oro. Questa è una parte dove si entrerà più di specifico nell'astrologia e in quelle che sono le ere Yugas, un'altra parte molto complessa. Pensavo di farla oggi, ma non ce la faccio, quindi parleremo del culto di Saturno e come esso si lega all'età dell'oro, alle ere Yugas e alle ere astrologiche nella prossima puntata, che probabilmente farò prima di domenica prossima. Sono un po' più libero nella settimana prossima, quindi probabilmente farò più video, magari farò i video o il video che servirà per concludere questo qui in settimana, probabilmente verso mercoledì. Bene, con l'AstroTG di oggi è tutto, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento alla prossima.